scura c'entra in qualche modo con la presenza e la formazione dei buchi neri? Direi di no. Il buco nero si forma probabilmente o alla morte di una supernova, cioè di una stella esplodente, che in ultime fasi della sua vita produce tanta energia che gli strati esterni esplodono e il centro collassa verso il centro a una densità tale da formare una stella di neutroni o addirittura qualcosa di più estremo che sarebbe il buco nero. Oppure questo succede nella formazione di una galassia, probabilmente quando questa massa di gas si contrae a formare una galassia, la pressione al centro è tale da formare un buco nero. Dove buco nero cosa si intende? Si può pensare a una zona dello spazio sufficientemente piccola in cui c'è addensata sufficiente materia perché la velocità di fuga da questa regione superi la velocità della luce, per cui nemmeno la luce può uscire di lì, nome buco nero. Il progetto Boomerang è stato un esperimento condotto su un pallone stratosferico che per le condizioni climatiche del polo sud ruotava intorno al polo sud e osservava una parte del cielo a lunghezze d'onda di millimetri e centimetri, e quindi permetteva di osservare l'universo primordiale, e era condotto da un italiano, Paolo De Bernardi.